Vita monotona abbiamo io e te, Leo. Parlate piano, sono all'interno del Royal Theatre di Muscat. Adesso vi porto fuori con me perché qui stanno lavorando per fare gli ultimi allestimenti dello spettacolo e vi porto nella hall di questo, ripeto, Royal Opera House di Muscat in Oman. Questa sarebbe anche la sala piccolina, questa, perché se non è ancora più grande, ce n'è. Qui stiamo andando invece in un luogo un pochino più riservato, dove non c'è nessuno. Guardate, questa sarebbe la hall. Parato tutto, eh. C'è l'aula, ecco, guarda lì. Ecco, questa Ma che qui Oman, ma che Oman, dai. quella è Zorro, Zorro, stai. l'ingresso della casa di Zorro, No, Leo. posso Eccoci dire, qua. Brogio, Zorro secondo me è a Enna in questo momento, e sta simulando di trovarsi in palazzo, è ancora sotto l'effetto del mondiale catariota, catarino, non lo so. Comunque, quanto paghi lì di bolletta della luce e del gas in questa tua residenza? Mi è sembrato di capire che qui, in questi paesi, nell'Oman, la Eh? preoccupazione energetica non sia ai primissimi posti. Ah, Diciamo che bravo, così, bravo. tendenzialmente, sono tranquillo. Senti, Zorro, ma ci puoi dare una motivazione per la quale io e Brogioni trascorriamo il periodo di avvicinamento al Natale nelle Così, nostre modestissime residenze, cantine. tenendo basso anche il riscaldamento? E tu sei nell'Oman, cioè, invece come Perché mai? il 22, il 23 e il 24 di dicembre sono tre repliche dello spettacolo Carousel di Cataclò e Giulia Staccioli, che è direttrice artistica, mi ha invitato a partecipare a questa trasferta. Cioè, fai Chiaro. l'addetto alle luci come quella E volta a Parigi nel anche 1998. lo stage manager, che significa sono sul palcoscenico, a spostare gli attrezzi da quando li usa le Grande. ballerine. Vabbè, allora Zorro, dici quando possiamo parlare di pallavolo, perché io e Brogioni siamo gente umile, Sì. sai, queste Piccoli, cose, ma noi non abbassiamo il facciamo livello. Partite, io vi gli seguo. addetti alle luci per gli spettacoli di Giulia, queste cose qui. Io vengo mandato a fare la spesa, devo dire, in famiglia Brogioni, non lo Io so. vado al massimo a fare il cameriere alla festa dell'unità Ecco, qui a Bologna. Cioè, dai. allora io vorrei subito sfidare la vostra cortesia. Vai. Partendo dal premio El Velasco, e mi farebbe piacere se voi, insomma, siamo sotto Natale, dichiaraste il vostro pentimento in confessionale, perché l'El Velasco va dato, scusate, a Birichino. toro sedato Lollo Bernardo. Piacenza è ripartita, tre vittorie consecutive, a Santo Stefano gioca contro Modena. Quindi Zorro, tu che sei stato gregario di Lollo in nazionale, se vuoi chiedergli scusa, Io, fai pure. a prescindere, porgo le scuse a Lollo, tanto mi pare di capire che qui Così. dobbiamo scusarci sempre e per sempre ab eterno. Io faccio una proposta per Valentini, secondo di Anastasi, che ha debuttato come primo, e quindi io le svelato lo darei ad Anastasi perché ha creato anche uno staff tecnico di alto livello, visto che si è fatto sostituire all'ultimo momento. Quindi, due le candidature, Bernardi o Anastasi. Io vedo che al posto del cetriolo adesso passa queste cose di Babbo Natale. Io sono indeciso tra Andrea Giani, proprio per il cetriolo, e anche Lollo Bernardi, devo dire, con tutto il rispetto per la categoria dei secondi allenatori bistrattati da chi e Certamente. quindi. Io però vorrei, Brogio, che tu decidessi tra me e Zorro. So che la tua Allora. cupidigia di servilismo ti farà propendere per l'ospite dell'emiro dell'Oman. Ma poi ti No, metto siccome sbagliato. già abbandono. Cioè, ma io Faccio devo così, arrivare alla mia età e Brogio, facciamo così. scoprire che Voto io Zorro per sta Gianni. nell'Oman. Voto io per Gianni. Cambio io idea e voto per Gianni, così Vabbè. mettiamo in minoranza per Allora meglio. io vi dico una cosa, passando adesso al premio Gododendro. Qui dovreste chiedere scusa perché voi avete pugnalato Zaitsev per mesi. Sì, bravo, bravo, Avete bravo. detto: oh, il 2022 disastroso dello zar. Gliene avete fatte di cotte. Di... Scusatevi anche con Zaitsev, che ha Chiedo fatto scusa, una bravo, valanga di punti nell'ultima partita. 11 punti di media in questa stagione. È sempre entrato, non si è titolare, sembrava non dovesse giocare, dovessero venderlo, invece lui 4-4 tranquillo, Gododendro perfetto.
Va benissimo, veramente, Ivanone, vai. E chiediamo Brogio, scusa. Un attimo, ho una domanda per Brogio. Brogio, ma secondo te Zorro fa anche le pulizie lì in quel teatro dell'Oman? Non lo so, Cioè, dai, conoscendo. avviene anche questa mansione, siccome ha detto sono lo stage manager, no? Come deve anche tirare, guarda, guarda. Pulire quell'ambaradan, Zorro, spero di no. Cosa ci tocca vedere? Però adesso Zorro, stai fermo, Torno Zorro, indietro. fermati. Sembri più mobile adesso di quando giocavi opposto, che eri praticamente un plantigrado. Allora, io vorrei lanciare a questo punto il The Vai. Donald. Sì, io ce Con l'ho. il vostro permesso lo do a Dai. questo ragazzo, classe 2000, giù di lì, di Bravo. Modena, che si chiama Sanguinetti, Bravo, che sta bravo. veramente facendo delle cose che Zorro centrale campione del mondo a Atene 94 si sognava. Sono Quindi io do il De d'accordo. Donald a Sanguinetti. Sanguinetti, 14 punti, un ace, 85%, due muri, MVP della partita, un ragazzo di Bologna, e quindi Ecco. bravissimo, grande, grande campione. Zorro. Mi permetto di aggiungere la Dirlic, che ha fatto 30 punti a Cisterna contro Milano, in attacco non benissimo, ma 8 muri. Quindi insomma Sì. diciamo così, Sanguinetti va benissimo, però una menzione per Dirlic va fatta. Era la mia Diamo anche, seconda scusate, scelta. una menzione di cronaca nera. Si sta stringendo il cerchio intorno al mandante del furto a casa Bruno, di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Pare siano state trovate le impronte digitali. E detto questo, Brogio, chi mandiamo a diradare le bietole? Il premio Brusi diradare le bietole della Se settimana fossi natalizia? Beppone o il presidente di Siena, io manderei Siena perché vinci con Monza. Cioè, quindi ti dà un'iniezione di fiducia, di adrenalina e poi vai a giocare con Trento. E in un'ora, in poco più di un'ora, fa 48 punti. Cioè, 38% poco. in 38% in attacco, e Numeri. questa scintilla meravigliosa della vittoria, pa, Sì. si è spenta. Sono malinconicamente d'accordo con voi e adesso vorrei anticipare, scusate, perché è una proprio, come si usa dire in gergo, una riedizione. È stato aggiunto proprio un ultimo capitolo. Voi sapete che noi leggiamo questo bestseller. Io so io, voi non siete un cazzo di Ferdinando De Giorgi, no? E c'è proprio un capitolo dell'ultimissima ora che io vi voglio leggere subito. Poiché il Covid continua a tenere bloccato il capo dello Stato, Sergio Mattarella mi ha chiesto di sostituirlo nel discorso alla Nazione del 31 dicembre. Con Significato. umiltà, quella stessa umiltà che mi ha sempre contraddistinto, ho accettato la proposta. Questo è l'ultimo capitolo del libro di Fefe De Giorgi, quindi lo dico a tutti i fan di pallavolo. Il 31 dicembre c'era anche la candidatura del deputato Berruto, ma insomma adesso con tutti i rispetti, alla fine il Quirinale ha deciso che Mattarella sarà sostituito dal nostro Fefe. E detto questo, Zorro Daloman, dici che premio è la Carlona? La Carlona, quel premio assegnato alla squadra che nel corso della settimana si è distinta per poca capacità organizzativa Bravissimo. nella... E quindi a chi lo dai? e non so a chi darlo, però io, Brogio, io ci ho So pensato. io, lo so io, Dai, aiutami. lo so io. Io lo do all'attacco e al servizio di Milano. In genere prendo questi due fondamentali, ma ci metto Milano perché anche lì, insomma, Vero. 37% in attacco, 21 errori al servizio. Mamma mia, 19 murate hanno preso, credo, una cosa del sì. A genere. proposito, condivido quello che ha detto Brogio, che è il più lucido tra noi, ma volevo dare una notizia triste, proprio No, che viene, no, che no, viene, no, viene da no, Milano, si è no, spento, no, no, perché scusa, no, si è spento. no, 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 no
famoso della pallavolo Meneghina, era uno dei nove che guardava alla venerata. Adesso siamo rimasti in otto. Scusate, se ve lo dico, abbiamo otto spettatori. Fate attenzione a questi ritmi. A questi ritmi abbiamo otto puntate, ci rimangono, e poi finiscono gli spettatori.
magari Zorro tu lì da Loman, dove ti occupi appunto di fare Netturbino lì agli spettacoli di Giulia, magari trovi qualche amico tuo, gli dici: guardate, lo streaming per la sopravvivenza. Potremmo sottotitolare in arabo e Brogio potrebbe presentarsi con la mantellina che hanno dato a Leo Messi quando si trattava di alzare la Coppa del Mondo. Dobbiamo ancora però assegnare il rododendro. Chi è il rosicante? Secondo me vado incontro ai desideri di Leo Torrini assegnandolo a Rado Stoicev. Nella sconfitta... il viandante bulgaro. Buon Natale anche al viandante bulgaro. E guarda che nella intervista a fine gara, nonostante lui non fosse particolarmente arrabbiato per aver perso contro la squadra tra i migliori del mondo, era abbastanza nervoso per le domande: no, avete perso un'occasione. Quindi l'ho visto un po' agitato, come seppur dopo un risultato accettabile per quanto riguarda le forze in campo, però ci fosse qualcosa che non gli andava. Sono d'accordo. Dentro a Stoicev. Anche per me Stoicev, secondo me, ha rosicato un po' perché era la situazione perfetta per la maturazione barra consacrazione di una squadra giovane, e quindi ci vuole pazienza nella crescita, però se quel risultato lì, secondo me, è uscito dai 4.000 del Palasport di Verona un po' rosicato. Allora io mi allineo alla vostra posizione, credo che per questa puntata natalizia che abbiamo questo ologramma di Zorzi, da Loman, io e Brogioni siamo sempre nei nostri ripostigli sgabuzzini, ci sia rimasto solo il premio Carlo Gobbi dal vivo. E siccome siamo partiti con un omaggio, anche se voi vi dovete ancora scusare, a Toro Sedato Bernardi, lo diamo a Marcello Tassi della TV di Piacenza, il quale, devo dire, è uno degli 8 spettatori rimasti in questo programma. Che mi ha telefonato e mi ha detto: io non ho ancora un'età per defungere, quindi dovrei reggere, forse ce la faremo. Allora, buon Natale. Leo, buon Natale. Scusa una cosa, io in settimana non ho ricevuto informazioni sul peso dell'iridio, che rimane questo ancora... Allora, hai fatto bravo, il livello. Bravo, Zorro, bravo. C'è questa cosa qui che ormai tormenta tutti, pare che anche la settimana enigmistica voglia fare una rubrica intitolata Gianluca Pasini e l'iridio, no? Chiedendo a tutti quelli che si cimentano con la settimana enigmistica: ma qual è il peso specifico dell'iridio rapportato alla pallavolo? E guardate che è molto più complesso del cubo di Rubik. Molto. Quindi, quando avrete finito con le libagioni natalizie? Zorro, quando tu tornerai da Loman, sicuramente, non voglio neanche stare a dire, ma sai come funziona lì, con delle valigie di banconote, Zorro, ricordati di noi, e gli amici, vai a mettere un cadeau. Questa è la letterina per Babbo Natale che io sto preparando, come al solito. Molto bene. Baci. Ragazzi. Buon Natale. Ciao a tutti, Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Ciao. Ciao.